Salve a tutti ragazzi e bentornati in My Shosha. Finalmente iniziamo una nuova serie, anzi la serie The Last of Us parte 1, remake del primo The Last of Us, il mio gioco preferito per tutti quelli che c'erano 9 anni fa, per tutti quelli che hanno amato e amano questo gioco. Supportate questo video con un bel mi piace, mi piacerebbe superare 40.000 mi piace per questo video. Iniziamo la serie, ma soprattutto condividete il video gli amici, fateli sapere che abbiamo iniziato. Vi assicuro che rigiocare questo gioco così è diverso, cambia tantissimo. E voi sapete quanto ci tengo. E sarà una serie vecchio stile, quindi non mi vedrete. Ed è un peccato perché non la giocherò così, ma così. Perché per farmi godere al massimo questo gioco, i signori di Sony mi hanno appena inviato una nuova TV. Quindi giocherò sulla mia nuova Sony A80K, che è la mia prima TV OLED 4K 120 Hz. Pazzesca. In descrizione vi lascio il link con tutte le informazioni e tutte le caratteristiche, ve la straconsiglio. Ed essendo la TV OLED a decolore colori spaziali e dei neri profondissimi, insieme a tutte le tecnologie XR di Sony che vanno a replicare il funzionamento del cervello, tecnologicamente è assurda, ha un impatto clamoroso. Ma soprattutto questa TV è perfetta per la PlayStation 5, ma anche per The Last of Us, perché nel gioco c'è un'opzione che sblocca il frame rate, quindi il gioco può arrivare fino a 120 fps. Vi assicuro che è pazzesco. E voi potete collegare la vostra PS5 alla TV tramite il cavo HDMI 2.1 e per alcuni giochi potete giocare addirittura in 4K a 120 fps. Inoltre l'A80K ha un input lag bassissimo, cosa non da poco per una TV OLED. Ma poi basta entrare in gaming mode e cambia tutto. Avete la tecnologia XR per le immagini e i suoni clamorosi. Una cosa è sicura, me lo godrò al massimo questo The Last of Us, quindi passate nel link per avere più informazioni. Straconsigliata, per il momento è la miglior TV da gaming che ho. Ma adesso ragazzi preparatevi, perché state per vivere o rivivere una delle storie più belle nel mondo dei videogiochi. Iniziamo The Last of Us parte 1. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Ragazzi, è con grande emozione che vi do il benvenuto su The Last of Us parte 1. Spero di essere all'altezza. Voglio regalarvi la miglior serie possibile. Sapete quanto ho amato questo gioco. È probabilmente il mio gioco preferito. Non so se The Last of Us Parte 2 è superiore, se è riuscito a superare questo capolavoro. Lo chiedo a voi, scrivetemelo sotto nei commenti. Secondo voi questo è il miglior The Last of Us? Però vi assicuro che questo è l'inizio di un capolavoro, di una storia che merita di essere vissuta. E proprio per questo cercherò di non anticipare troppo gli eventi, quello che stiamo vivendo. Andrò di pari passo con il gioco senza andare a spoilerare troppo quella che è la storia, nel rispetto di chi vivrà questo gioco per la primissima volta. Ma nonostante questo vi prometto la miglior serie per quanto riguarda momenti didattici, approfondimento sui personaggi, sulla storia e su tutte quelle chicche che andremo a incontrare. Perché immaginatevi questo momento, cioè siamo nel cuore della notte, siamo stati svegliati dal nostro zio Tom che cerca Joel. Non sappiamo che è successo, ci ha lasciato a letto, però possiamo sbirciare un po' quella che è la vita di nostra figlia Sara. Dawn of the Wolf, il suo film preferito. La passione per il calcio, vedete tutte le foto. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Non sei ancora un fossile? Buon compleanno, caro papà. Vediamo, non ci sei mai, odi la musica che piace a me, detesti i miei film preferiti e nonostante ciò in qualche modo riesci ad essere il miglior papà di sempre, ogni anno. Come fai? Buon compleanno, papi. Ti voglio bene, Sara. Ah, ragazzi, devo dire che rigiocare questo gioco adesso, che sono un papà anch'io, va sicuro che è diverso, eh. La sento un po' di più, sì, il peso lo sento di più. Però, cerchiamo di capire un po' che sta succedendo. Papà non c'è. Sappiamo che Joel era un padre assente, impegnato con il lavoro, l'abbiamo visto anche dai primi momenti del gioco. Che bel bagno. Ah, vediamo un po' che dice il giornale. Aumento del 300% dovuto a una misteriosa infezione. Picco di ricoveri negli ospedali della zona. Ah, vedete, in questo momento l'epidemia è già iniziata, eh. L'FDA amplia la lista delle coltivazioni contaminate. Previsti massicci ritiri dal mercato.
Sì, inizialmente si pensava che fosse una contaminazione alimentare, tant'è vero che qua dice che i primi elenchi distribuiti ai rivenditori, quelli per il ritiro, mettevano in guardia dai prodotti importati dal Sud America, ma ora il blocco riguarda anche l'America Centrale e il Messico. Quindi inizialmente si pensava che il fungo fosse partito dal Sud America. Questa è un'informazione che ho sempre ignorato. Polizia, donna impazzita, uccide marito e altre 3 persone. Vedete? I primi segni del morbo si stanno già diffondendo. Sappiamo che il primo stadio dell'infezione è proprio l'eccessiva aggressività, la perdita del senno. Ehi, sei qui? Modo legati all'epidemia che ha colpito la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Dobbiamo uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. Ehi, a quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Oh, cavolo! Cos'è stato? Vedete, ragazzi? È un qualcosa che sta succedendo vicino a casa nostra. Papà! Cioè, voi immaginate che paura la piccola Sara. Papà, che ci fanno quei Kleenex lì sul tavolino? Vabbè, non lo voglio sapere. Vedete, qui ci sono tutte le passioni di nostro padre, la musica, vedo, i cavalli, beh. Certo, rivivere questi momenti dopo aver giocato a parte 2 è... Ma che succede? Non lo so, ragazzi. C'è la polizia. Sara è super impaurita, ma lo sarei anch'io. Lì c'è il suo telefono. Ok. Avrete notato che... Sara ha un aspetto un po' diverso rispetto al primo The Last of Us. Vi ripeto che questo gioco è stato ripensato, rivisto. Ci sono tante modifiche, soprattutto dal punto di vista tecnico, come avrete visto. Chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Sì, qui c'è Tommy che ci sta cercando in maniera prepotente. Sappiamo che Joel era un padre assente, insomma, lasciava spesso Sara da solo. Però nonostante questo era un padre affettuoso, amorevole. Oh, oh. Oh, ragazzi, questo era un dettaglio che forse mi ero perso la prima volta. Eccolo. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte! Resta indietro! Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oh! Oddio! Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy! Jimmy! Jimmy, ti avverto! No! Vai! Vai! Mi hai sparato. Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai! Dove? Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Dai, piccolo. Sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo, diciamo, la radio. Sì, certo. Grazie. Ragazzi, ma è tutto molto più potente così. Radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la 71, sto andando là. In quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Tommy, grazie. Già. Scusa. Vedete, ragazzi, c'è già distruzione qua e là. Guarda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis.
Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Sì. Che spettacolo, ragazzi. Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. Fermi! Brutta questa scena, ragazzi. Cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarlo. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Beh, ma si può fare marcia indietro? Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Oh no! No! Ragazzi! Fai inversione. Oh mio Dio. Tommy! Tommy! Porca troia! Cosa è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Non possiamo fermarci, Tommy! Non posso passargli sopra! Torniamo indietro! Ce ne sono anche dietro! Là, là, là! Aspetta! Vai! Papà? Ehi! Ehi! Cosa? Torna indietro. Indietro. Sto bene. Ragazzi, ma io non me lo ricordavo così crudo. Cioè, cruento. Violento. Papà! Sono qui! Forza, dammi la mano! Che c'è? La gamba fa male! Fa male? Tanto! Dobbiamo correre! Tu tieni, Cesco! Sono piccola! Tieni forte! Ok! Andiamo, ragazzi! Ma è veramente clamoroso! Guardate! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Andiamo, andiamo! Fuggiamo da qui! Pazzesco! Andiamo! Ragazzi, nel 2013, quando l'abbiamo giocato... Guardare, mia piccola. Cioè, era già incredibile! Ma adesso che lo hanno rifatto, vi assicuro che non era così bello! Non era così! È pazzesco! Però dobbiamo andare via! Di qua! Mamma! Ne usciremo, te lo prometto. Ragazzi, io non so come ne usciremo, però! Guardate! Oh, guardate i ranger! Che vengono attaccati! Sono troppi! Da questa parte, nel vicolo! Via, via! No, ragazzi, io provo a immaginare... di vivere un momento così deve essere veramente difficilissimo. Cesco è morto. Eh beh, ci siamo quasi, quasi, piccolina. Superano il recinto. Guardate, una via di uscita. Via. Sono veramente senza parole, ragazzi. Pazzesco. E l'ho già vissuta questa cosa. Vai all'autostrada! Vai, tu hai Sara! Io li seguo! Zio Tommy! Ci vediamo lì! Sbrigati! Papà, non possiamo lasciarlo qui! La caverà! Sei la caverà, zio Tommy! Siamo quasi! Guardate! Si avvicina! Ce la faremo, Sara! Papà!
clamoroso, ragazzi. Guardate. Forza, Joel! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Via le mani, piccola! Lo so, piccola, lo so! Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. No, 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 no. Ti prego. Ti prego. Non farlo. The Last of Us, parte 1. Una delle scene più dure, difficili da commentare, da vedere. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schede razione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando 2 stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I 2 stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse. Ehi, senti, erano 2 qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso e crede di poterci fottere per primo. Sveglio, il pezzo di merda. No,
Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Beh, ragazzi, forse è più giusto dire che inizia adesso l'avventura su The Last of Us. Sono passati 20 anni da quel momento, che ancora oggi è difficile, ancora oggi è tosto, soprattutto con questa nuova veste grafica. Cioè, sembrava più vero addirittura. E già la prima volta che l'ho vissuto, ragazzi, è stato pesante. Adesso da papà è ancora più pesante. Diciamo che negli anni l'ho assimilato, però... è tosta. Comunque sono passati 20 anni. Avete visto la nuova Tess, come ci ha introdotto il momento. Dobbiamo cercare Robert, un nostro amico, diciamo, contrabbandiere. Non così amico a quanto pare. Questi momenti ci descrivono bene dove viviamo, in che contesto, che cosa è successo all'umanità. Sicuramente agli Stati Uniti. Vedete, qui ci sono indicazioni della Fedra, che è praticamente l'organizzazione che si è eretta, insomma, dopo lo scoppio della pandemia. Alcune cose purtroppo, ragazzi, sono tristemente simili alla situazione che abbiamo e che stiamo vivendo anche noi. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con sé un documento di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Una cosa importante per chi non ha giocato e non conosce questa storia: non esiste bene o male, ragazzi. Joel è profondamente cattivo, attenzione. Questo è una cosa che nel corso della storia imparerete a conoscere. Ma Joel non è per niente un buono. Andiamo. Lasciami un po' giù, a terra. Ok, ok, diavolo. Ho detto a terra. Non ho fatto niente. Oh, oh, che succede qua? Fallo. Scansionali. È pulito. È pulito. Quanto è tristemente simile a quello che abbiamo vissuto. E lei mi pare sospetta, Ne ho una positiva. Non sono infetta. No, la scansione sbagliata. Fallo. Mi prego. Ah, così, proprio con la puntura. Porca miseria, non me la ricordavo questa cosa. Ehi, è a terra. Ecco. Senti, consideratevi fortunati. È questo che accade a chi si nasconde in un edificio condannato. Chiamiamo la squadra di pulizia. In un edificio condannato. Servono due borse più altre due per la scatola. Ok, gente, non c'è niente da vedere. Non fermatevi. Ormai è finita. Pare che ci siano sempre più infettati. Già. Questo significa che la gente può uscire. Ragazzi, non mi soffermerò più a dire guardate che figata, guardate come lo hanno rifatto, perché vi assicuro che è un bel po' diverso rispetto all'originale. Ho recuperato dei nuovi documenti, non avremo problemi adesso. Basta restare calmi. Bene, lo seguite pure. Ok. Documenti falsi, dei militari, non promette benissimo. Documenti. Cosa fate qui? Ho un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. No. Andiamo, dai. Niente visita a un amico. Dannate luci. Attenzione, il punto di controllo 5 è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Tanti saluti alla strada facile. Ricuciti, ok? Ok. Ora, ragazzi, inizierà una parte un po' di tutorial, Ci insegneranno le meccaniche di gioco, però noi possiamo sfruttarla per parlare. Erano tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? No, no, Robert ce la pagherà. Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì.
Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Le luci, eh? Abbiamo sentito qualcosa delle luci nel prologo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Sì, poi The Last of Us 2 ci ha insegnato che non esistono solo le luci come gruppo di ribelli, come gruppo di resistenza. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Perfetto. Sei nel chill, eh? Joel, aiutami qui. Sì. Guardate che bello, ragazzi. La fascia che si è impregnata di sangue. Attenzione là fuori. Oh, ma quello è Uncharted? Quello è Uncharted 2? Quindi stiamo facendo la strada lunga per raggiungere Robert. E luci sia. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo l'attrezzatura. Sì. È però difficile, ragazzi, non dire guarda che figata come l'hanno rifatto. I nostri zaini sono rimasti qui. Sì. Vi invito, però questo, ragazzi, è solo per sentirvi un po' vecchi o nostalgici. Se avete vissuto quella serie in mia compagnia, è una serie di quasi 10 anni. Quando ho fatto la serie su The Last of Us 1, e forse, ragazzi, facevo lo youtuber da neanche 6 mesi. O qualcosa in più, insomma. Non era tantissimo che facevo questa cosa. Scarseggiano. Beh, usiamole bene. Però vi invito a guardare questo video, poi recuperarvi, ma semplicemente le parti che abbiamo vissuto. Ragazzi, sollevami. Certo. E vi assicuro che è molto molto diverso. Cioè è stato fatto un gran bel lavoro. Qui adesso ci chiama Texas, perché venivamo dal Texas. Adesso invece siamo nei sobborghi di Boston. Sei pronto? Sì signora. Quindi ci racconta anche in maniera implicita il viaggio di Joel, che dal Texas si è spostato. Beh, sono passati 20 anni. Vai. Ok. Fa attenzione. Come sempre. È una domanda a trabocchetto. È una vera dura, Tess. Bellissimo personaggio, secondo me. Ecco, ecco, aspetta, aspetta, dimmi, dimmi. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. È vero, non c'è mai stato l'approfondimento amoroso. O da questo punto di vista, per quanto riguarda Joel, eh? Giù, di qua. Robert avrà ancora le nostre armi? Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Fermo. Spore. Bill. Il grande Bill. Ok. Ragazzi, ci sono le spore. Dobbiamo mettere la maschera antigas perché altrimenti veniamo contagiati dal fungo. Da dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Esserci così tante spore, qui ci deve stare un fungo gigante. Quindi, eccolo. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchi aperti. Oh. Sì, ma non ci sali sopra, eh. Questa è l'infezione che ha mutato il corpo. È andata molto oltre. Dovremmo passare da qui. Tutto ok? Sì.
Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Mi raccomando, facciamo piano, Cheat. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Se fossimo magnanimi, metteremmo fine alle sue sofferenze. Però siamo in un mondo dove ogni munizione conta. Vabbè, però stiamo a fare il tutorial, ragazzi. Andiamo. Solo perché era il tutorial e dovevamo farlo. Se no, ragazzi, ogni munizione conta in questo gioco, eh. Vedetela così. Ma che ci fate qua? Come si passa? Ah? Non si passa. Fatti come gatti, ragazzi. Fatti come gatti. Che ci fanno qua tutte queste persone? Buonanotte, fiorellino. Ci dà un morso, boom, finisce il gioco. Via, 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 via. Ma si possono aprire le finestre, ragazzi? Dite no. Ok, ok, fuori, fuori, fuori. Facile. Facile. È andata. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la pozza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Qua ragazzi, come potete notare, la natura ha preso il sopravvento sulla città. Lo so che mi memerete, però è così. Questo luogo racconta la storia dell'umanità. Che dettagli però, guardate lo zaino di Joel. Tutto bucato, con le toppe. E non so se avete notato il suo orologio con il vetro rotto. Vedete, pure qui ragazzi, pure qui, questo è un accampamento. Siamo, Tess. Prendi le munizioni, ci serviranno. Certo. Prendo tutto, però. Cioè, fare tutta questa strada è super rischioso. Non solo per i mostri, ma cioè, pure se ci dovesse beccare la polizia. Anzi, l'esercito, i soldati. Prendo tutto? Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Oh, arrivo. Andiamo. Forza. Maledetto Robert, ragazzi. Subirà la nostra punizione, ma... Cioè, sapete che ehi, vuol dire? Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non... Ho la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Sembra un bel tossico, Terence. Dicevo, ragazzi, pensate che meschino, che schifo d'uomo deve essere Robert per tradirci, voi direte. E invece no, dovete pensare che in un contesto come questo, dove praticamente l'individualità va al primo posto sulla collettività, cioè i raggiri, i soprusi, le violenze erano all'ordine del giorno. Non fatemi perdere tempo, non mi interessa barattare coi proiettili. Capirei, guarda che scarpette. Questo è un mercato. E si mangia? Spiegati, moriamo di fame. Tranquilli, la roba arriva subito. Ratti al forno qui. Non provare a saltare la fila. Bene. Ah, no. Da un pezzo aspettavo questo atto. Se stanno a mangiare topolino. Spiacente, questi cani sono stati tutti prenotati in meno di un'ora. Prova tra una settimana. Ci credo, ragazzi. Un cane da caccia. Sa quanto è utile in sto mondo. Guarda che ceffi. Questi stanno attaccando. Se tu chi compri? Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare. Bella. Bella gente, tipetti raccomandabili, eh? Sulla nuca, oh! Sarà meglio mamma mia. Dove pensate di andare?
Malik, torna a sedere. Oh, scusa, adesso non pensavo. Tanto questi si stanno spaccando di botte. Chi è? Cose vecchie, lasciamo perdere. Adesso c'hai i giretti suoi, eh? Ah, era praticamente un ordine di servizio per tutti quanti gli abitanti della zona di quarantena, affinché ognuno deve fare la propria parte, quindi devono mantenere sicura la zona di quarantena. Guardate Joel, che spettacolo. So se l'ho detto abbastanza, però qui abbiamo il manifesto di Marlene, può essere interessante. Eccola qua, Marlene, anche lei è un po' diversa rispetto a quella che conosciamo. Età 40-50 anni, non gliel'avrei dati, ve lo giuro. Operaia, attivista di comunità. Vabbè, ovviamente perché? Perché la sua attività di coordinamento e direzione, quindi lei è il capo del gruppo noto come Le Luci. Ne abbiamo già sentito parlare nella intro, l'abbiamo visti all'azione, cioè insomma, a quanto pare sembrerebbero un gruppo di sovvertivi. O una sorta di resistenza, vedetela un po' come volete. La sospettata è anche da considerarsi armata e pericolosa. Gode della protezione e del supporto di un'ampia rete. La popolazione potrebbe opporsi al suo arresto o esecuzione. Sì. Dovremmo darci una mossa. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Via. Ammazza che spione. Ma lo sai che chi fa la spia non è figlio di Maria? Robert, eh? Vecchio mandrillo. Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Ah. Fanculo. Boom! Al riparo! Così! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Ma ragazzi, così, a corto muso! Ma dov'è? Dov'è Joel? No! Mi avvicino 4-4 come un gatto. Non posso sparargli, ragazzi? Questo mi sta a tenere sotto tiro, aspetta. Pagherai per questo! Dici? No, gli ha levato il cappello! Era pelato! Ok, ok, Tess. La prima è dei polletti. La prima è dei polletti. Ben fatto, Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Guarda il sangue come si... Robert è bravissimo a scrivere segni in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Avete visto come il sangue si è sparso? Porca miseria. E questo pure è rimasto a terra. Madonna, raga, quanto è crudo. Allora, il primo era bello tosto, eh. Non quanto il 2, ovviamente. Ecco il nostro uomo. Ma vedilo! Quanto è cambiato! Borrioso figlio di puttana. Facciamola finita. Così. Allora ragazzi, io quasi quasi sparerei. Usiamo la testa. Non ci sono spedizioni da un bel pezzo. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Non so che ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Fanculo, Robert. Quel ratto dovrà stare attento. E anche se fosse, che cosa cambierebbe? Questa zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia d'uscita. Sei matto. Andare al di là no, del muro. No, calma. Se contrabbandieri lo fanno, cosa pensi che succederà quando le scorte? Tanto ascoltiamoli, Capito, ragazzi? Hanno accettato questa scorta di protezione. Un significato importante che però non vogliamo. Non voglio anticiparvi, come detto. Guarda come gatto, guarda come gatto. Pure questo. Tess, Tess, proteggici. Tess. Ci hanno beccato. Forse no. Sono tutti pelati qui. Bella. Volevo far figo. E invece. A posto, no? Pulito.
Vabbè, niente. È il mio solito fail. Tutto a posto, ragazzi. Era solo il mio solito fail. Peccato. Sono beccato, chi è? Oh. Bam. Bene così. Sì, beh, ovviamente datemi sempre un paio di puntate per riprenderci la mano, eh. Robert, maledetto. Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert. Non abbiamo niente da dirci, stronzi. Metti giù quell'arma. Vai a fare il culo. Sta scappando. Robert? Hai capito come tratta gli amici? Joel, di qua. Sei finito, Robert, sei solo. Però guardalo. L'avevamo quasi preso. Dove sta? Ah, eccolo. Sto Robert. È il coniglio Robert. Che fai? Oh, oh. Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Mm. Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Okay, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Oh, cazzo, Cristo! Ah! Chi ha le nostre armi? Oh. Scusate, raga, scusate. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Oh, oh. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Beh, ragazzi, noi invece ci fermiamo qui per questa primissima puntata di The Last of Us Parte 1, remake del vecchio The Last of Us. Spero che vi sia piaciuto. Voglio regalarvi la miglior serie. Voi fatevi sentire, supportatela alla grande. Ciao a tutti, amici Osha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!